Una precisazione su questo grafico che vedete, che mi hanno chiesto, alcuni vostri colleghi mi hanno chiesto, mi sembra che sia meglio dire no. Sì, io ho parlato di trazione qui, in realtà quella che vedete rappresentata sulle ordinate è la precipitazione totale e quello che vedete rappresentato nel grafico è tutta la storia di precipitazione precedente. Cioè, qui è caduto questo volume di precipitazione, poi cade un altro volume di precipitazione, poi ancora ne cadrà un altro volume di precipitazione. In realtà, quando cade, per esempio, il volume verdino rispetto al volume azzurro, l'acqua di debruno superficiale se n'è andata via, magari non è neanche più all'interno del bacino o del volume di controllo, però non mi serve per tenere memoria. In realtà quella che conta per determinare la separazione è quella che rimane dentro nel groundwater, nel volume del suolo, come acqua, diciamo, come umidità del suolo. Si potrebbe anche poi, in un modello più complicato, far sì che parte di questa acqua se ne vada essa stessa. E quindi in questo caso, e solo in questo caso, la parte di volume che è rappresentata qui potrebbe diminuire. Come può diminuire? Beh, i meccanismi sono prevalentemente due. Uno è l'evaporazione dal suolo. Quindi se noi pensassimo a un modello che funziona con questo tipo di separazione del sistema, poi abbiamo anche un modello di evaporazione che mi abbassa questo livello qua. E quindi poi si riparte da condizioni che non sono sempre cumulative o comunque sempre che producono sempre di più del flusso superficiale, ma è in funzione del volume che rimane dentro al bacino. Sì, mi dica. Ma non ho capito, la curva rossa è stata tracciata usando la formula del Questa sole. qua è esattamente questa cosa qua, in cui evidentemente io ho dovuto assegnare sia un valore di B che un valore di icon M. Anzi no, perché icon M, beh, sì, è questa curva, però qui ho rappresentato I diviso icon M sulle ordinate e a S diviso A sulle ascisse, quindi l'ho invertita. L'altro meccanismo con cui posso svuotare le groundwater evidentemente è il deflusso, quello che abbiamo chiamato superficiale o delle groundwater, cioè quindi dovrei avere un altro meccanismo che mi tira via l'acqua dalle acque sotterranee. Di questi ne conosco, in realtà nella parte precedente sempre ve ne avevo mostrato anche meccanismi possibili, perché quando abbiamo costruito il modello del top model, quello era un meccanismo di deflusso superficiale, perché ho usato la trasmissività idraulica, ho usato la legge di Darcy, queste cose qua. Tutte queste cose poi si devono necessariamente combinare insieme per costruire un modello complessivo.